ragazzi, ci tenevo a rubarvi un minutino per dirvi che sabato 29 aprile 2017 saremo presenti io, Grax e Gigi all'inaugurazione della pizzeria Eurofocaccia Lievi d'Amore, che si trova a Terni in via Nazario Sauro, accanto al liceo classico o all'oratorio di San Francesco. Ci saranno assaggi di pizza gratuiti per tutti quanti, signori. Potremo farci le foto noi con voi, ovviamente con me, Grax e Gigi. E soprattutto, signori, ci sarà un torneo da 10 KGM. Qui trovate sopra me l'immagine, quindi fate lo screen, salvatelo e ci vediamo lì. Secondo voi, nei TOTS faranno Ronaldo Red Dead 100? Per rispondere, lascia un mi piace e scrivi il commento qui sotto. Buona visione! E per tutti i signori, Betray qui, questo nuovo video. Oggi siamo tornati con un video davvero epico, signori. Perché? Allora, prima di iniziare il video, innanzitutto vado a salutare le ultime due persone che hanno risposto correttamente alla domanda del giorno nello scorso video, quindi anche voi non perdetevi la domanda a fine video, e che inoltre anche due persone mi salutano su Instagram: Matteo Donofrio, che vado a salutare, che mi ha inviato un messaggio proprio l'altro giorno, e il grande Yaki Santo, che mi invia sempre delle foto molto divertenti. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio il video di oggi. Come tutti sappiamo, un periodo a questa parte la EA Sports sta facendo dei fail clamorosi, davvero davvero clamorosi. Iniziamo da quello meno recente, che è di circa 2 settimane fa, che ormai penso che tutti quanti sapete. Però aspettate, non chiudete il video, perché dopo, alla fine, ci sarà una cosa spaziale. Adesso questo vi ripeto una semplice cosa, ma alla fine ci sarà una cosa davvero incredibile che voi non vi aspettate, con addirittura un video. Quindi rimanete sintonizzati assolutissimamente. Come stavo dicendo, ragazzuoli, il fatto sconvolgente che è accaduto è stato appunto il nuovo aggiornamento che c'è stato, che è andato a introdurre delle nuove leggende sia nei codici sorgente, come starete vedendo qui sotto di me in questo momento, e sia all'interno del gioco, perché erano comparse addirittura delle leggende che su FIFA non esistono minimamente. Cioè, per farvi capire, c'erano Maradona, Zinedine Zidane e Ronaldo, il leggendario Ronaldo, quello brasiliano che è ex giocatore dell'Inter e Real Madrid, quindi non Cristiano Ronaldo, all'interno del gioco. Ecco qua, qui sotto ovviamente avrete trovato degli screen. Però c'è un qualcosa di ancora più sconvolgente che la EA Sports vi sta nascondendo. Vado a ritwittarvi questo video di questo utente, che sembrerebbe che nel suo account PlayStation, ora non mi ricordo se era Xbox o PlayStation 4, comunque sia, guardate qui, il giorno in cui sono usciti le nuove carte del gruppo Knaut, non so come si dice, insomma, della Champions League, ovvero i migliori giocatori della fase eliminazione diretta della Champions League, signori, guardate cosa è successo in questo video. Mentre si trova nella sezione tra virgolette dei pacchetti, guardate qua, scorre e esce l'immagine dei TOTS, signori. Cioè, guardate, compaiono proprio le immagini dei TOTS, dei giocatori, con scritto Available Now. Cioè, ci rendiamo conto, signori? Mi sembra davvero una cosa molto difficile che questo sia un video fake, ragazzi, perché comunque sia, è troppo amatoriale, troppo fatto così sul momento, che mi sembra davvero davvero molto strano. Penso che quindi sia veramente un qualcosa di reale che la EA Sports ci sta nascondendo. Ovviamente io l'ho appuntato anche qua, ragazzi, le cose che ci sta nascondendo. E comunque, cioè, era questa qui la cosa fondamentale che vi dovevo far vedere assolutamente. Per chi non l'avesse visto bene, ci tengo a mettere l'immagine, lo zoom, vi mostro di nuovo il video con lo zoom ingrandito di questi giocatori, come potete vedere, che stanno lì, sono, non mi ricordo chi sono, aspettate, vado subito a controllare e vi dico chi sono questi player. Ecco qua, signori, in store now possiamo leggere, dove c'è scritto Team of the Season Pack are here now, get to the store and don't miss out. Cosa c'è scritto, signori? Nello store adesso il Team of the Season, cioè la squadra dell'anno, della stagione, packs, ovvero i pack di questi, dei TOTS appunto, sono qui ora. Vai nello store per comprarli. E poi compare l'immagine, signori, di questi 4 giocatori, che sono precisamente Kayon, Rated 87, Courtois, Rated 94, Wijnaldum, Rated 86, e quello in fondo a destra, che non riesco a capire di chi si tratti, mi sembra qualcuno della Lega Spagnola. Se voi riuscite a vederlo, comunque sia, scrivetemelo qui sotto in un commento. Team of the Season, the most consistent player now available in FIFA Ultimate Team, don't miss out.
Quindi ragazzuoli, questo è ciò che la EA Sport continua a nasconderci senza dircelo ovviamente. Io ragazzuoli spero che questo vi sia piaciuto, lascia un like, un commento, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Rispondi alla domanda del giorno: chi è il più forte tra i 4 dots mostrati nel video di oggi? Indovina la domanda per essere salutato, che dire, iscriviti, like e commento. Come sempre qui dal Botalox è tutto, Tintalox, stick different.